Benvenuti appassionati della montagna in questo mio primo video su questo mio nuovo canale, dove vi porterò con me nelle mie avventure, nelle mie escursioni e nei miei trekking. Cominciamo oggi sull'Alta Via dei Parchi, Monte Gennaio e Passo del Cancellino. E cominciamo su questo sentiero dove 2 anni fa mossi i miei primi passi come trekker. 2 anni fa le prime emozioni. 2 anni fa le mie prime 2 notti in rifugio. 2 anni fa decisi che i mondi della montagna e del trekking sarebbero diventate delle passioni incredibili. Ci troviamo sul sentiero 00 per quanto riguarda la segnaletica italiana e sul sentiero Europa 1 per quanto riguarda chiaramente quella europea. Siamo poco sopra il comune di Maresca, in provincia di Pistoia. Siamo diretti verso il Monte Gennaio, il primo monte, venendo da sud, da Pistoia quindi, che troviamo, che ha una vista mozzafiato. E è lì che comincia il confine naturale e politico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Siamo in una giornata troppo calda per essere di fine gennaio. La neve sul versante più esposto al vento è già stata spazzata via, ma sulla via di Crinale ne è rimasta. È infatti la prima volta che affronto una via di crinale con la neve e chiaramente con le dovute precauzioni, ramponi e racchette, nonché un abbigliamento adeguato. Il panorama è lunare, questo bianco con questa erba e questi sassi che fanno capolino danno veramente un'emozione unica. Danno una sensazione di libertà, una sensazione di avventura incredibile. Sono grato di essere qui oggi, di poter camminare libero come può essere un rapace nel cielo. E siamo nel versante sud del Monte Gennaio, il versante più semplice da scalare. È una salita per chi è allenato di non più di 20 minuti e anche con questa neve non è affatto difficoltoso. Cosa che invece è più difficoltosa per l'altro versante, che infatti non vi ho potuto fare vedere, perché richiede molta più attenzione. Ma comunque, già qui credo che renda piuttosto bene l'idea.
e siamo scesi dal versante nord del Monte Gennaio. Come avete visto, si dovrebbe percepire la complessità della discesa, che in estate non viene per niente percepita. Sì, chiaro, è faticoso, siamo sempre in montagna. E eccoci al passo del Cancellino, quello che a me piace definire un piccolo altipiano fra due meravigliose montagne, il Gennaio, quello che si è appena fatto, e quello davanti a noi, il Corno alle Scale, con il Cornaccio, Punta Sofia e i suoi impianti sciistici. Questa è la discesa che ho fatto sul Gennaio, che con la neve ha portato delle complicazioni, ma una volta arrivati qui mi sono sentito veramente in paradiso. Qui, anche pur essendo piuttosto esposto al vento, la neve era rimasta, ma il vento persisteva. E infatti, come vedete, provo a parlare, ma una volta riascoltato il video non si riusciva a sentire con la dovuta qualità. Comunque, la bellezza di questo posto è a dir poco incredibile. La pace, il silenzio che permea questi luoghi è quasi innaturale. La felicità mia in quel momento era veramente alta. Camminare, camminare, camminare. Questa è una cosa che mi piace tantissimo, soprattutto quando ci sono dei posti belli come questi.